Milano e si è specializzata in artisti di un'ampia ma determinata area geografica. Ecco la peculiarità della Primo Marella Gallery. Una galleria che è stata fondata negli anni 90, nel 93 a Milano, dal direttore attuale proprietario Primo Marella. Il focus della galleria è principalmente la mission della galleria, è quella di scoprire giovani artisti, giovani talenti nel sud-est asiatico, nella Cina e da ormai 10 anni anche in Africa e di portarli in Europa, portarli in Italia, dall'Italia in Europa, nel mondo occidentale, anche in America, attraverso l'organizzazione di mostre in galleria e la partecipazione a fiere di settore. Ne è un esempio Arte Fiera a cui partecipiamo da moltissimi anni, ci teniamo molto a far vedere al pubblico, che è un pubblico di qualità, quella che è la nostra proposta a 360 gradi. Abbiamo dunque diviso lo stand in tre settori. Il settore centrale ripropone quello che si fa storicamente, quindi si focalizza sull'Asia. Un settore esterno invece è testimone della nostra ricerca più recente sull'Africa e quello nel quale stiamo parlando invece testimonia un'apertura della galleria da 2 anni che è quello sull'arte italiana degli anni 70, con particolare attenzione alla cosiddetta pittura analitica. Ci interessa vedere tutti i potenziali che questo movimento artistico fino ad oggi, diciamo, trattato in maniera forse periferica, non eccessivamente esaustiva dalle gallerie, tutti i potenziali che questo movimento ha. Abbiamo sia nella fascia, diciamo, asiatica che africana, sempre un mix tra ciò che è emergente, artisti giovani di anche 26 anni, con quegli artisti che nel tempo, da che li abbiamo trovati e scoperti, che erano pressoché sconosciuti, si sono affermati. Quindi abbiamo artisti dai 26 anni ai 60 anni, emergenti o già storicizzati.